Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei raccontare una cosa che mi è successa ieri mentre passeggiavo fra le strade della mia città. Ma prima di raccontarvi cosa mi è successo, colgo l'occasione per dirvi che ho intenzione di caricare sul canale una serie di video dedicati ad alcune delle mie esperienze quotidiane, quindi magari qualcosa che mi succede, che mi colpisce, che in qualche modo voglio condividere con voi, vi voglio raccontare, qualcosa che magari mi fa riflettere, insomma un pochino di vita quotidiana, quindi qualcosa che mi succede, che mi riguarda. E ovviamente non ci sarà un video al giorno di questo, perché non è che la mia vita sia così avventurosa, però quando succederà qualcosa io sicuramente ve lo racconterò e pubblicherò poi il video. Quello che mi è successo ieri è una cosa che veramente mi ha lasciato quasi a bocca aperta. Sono uscita da quel luogo veramente perplessa. Io stavo passeggiando per le strade della mia città, a un certo punto passo davanti ad un'agenzia di viaggio e mi viene in mente che siccome mi sto informando per andare con il mio compagno a Cipro in vacanza, mi è venuto in mente di farmi fare un preventivo per il volo, perché io solitamente le vacanze me le organizzo io, faccio tutto io, però siccome questa volta sto avendo un po' di difficoltà a trovare un volo diretto che mi porti a Cipro, o meglio ne ho trovato uno solo, però volevo un po' vedere se per caso c'erano altre possibilità, altre offerte, altri pacchetti eccetera, quindi sono entrata in agenzia con l'idea di farmi fare qualche preventivo per portarmi a casa questi preventivi e studiarmeli un po' io, vedere se c'è qualcosa che mi interessa ed eventualmente cosa prenotare. E mi sembra che sia una cosa assolutamente normale, che sicuramente tanti di voi hanno fatto. Quindi io entro in agenzia, tranquilla, e arriva la persona che insomma si doveva occupare di me e mi chiede di che cosa avevo bisogno, e io con molta tranquillità le dico: guardi, io vorrei un preventivo per un volo che vada a Cipro e vorrei un volo diretto. Lei mi guarda e mi dice: ma a Cipro non c'è l'aeroporto. Al che io devo aver sgranato gli occhi e le ho detto: ma sì, guardi, ce ne sono due aeroporti a Cipro. No, no, a me non risulta. Dico: guardi, sono proprio sicura che c'è l'aeroporto. Io le dico anche come si chiama Paphos, e avrei bisogno di capire appunto se c'è un aereo che arriva a Paphos e direttamente senza fare degli scali. L'impiegata, un po' scocciata, si siede al computer e dice: ma guardi, a me non risulta, comunque mi dica come si scrive. Al che io, sempre più stupita, le dico come si scrive. Lei digita e mi dice: no, vede che non esiste, non mi dà nemmeno questa località, probabilmente non c'è neanche la località. E io dico: ma guardi che sono proprio sicura, forse lei lo ha scritto in italiano, si deve scrivere magari in greco, quindi con la F. Riprova e dice: ah sì, è vero, c'è, ma qui c'è l'aeroporto? E dico: sì, guardi, c'è l'aeroporto. Allora si mette a cercare sul computer, a un certo punto mi dice: ma scusi, ma lei c'è già stata a Cipro? E dico: no, non ci sono mai stata, però so che comunque ci si può arrivare con l'aereo. Ah, ma è sicura? Cioè, sì, sono sicura. Cioè, io in quel momento ho pensato: fermi tutti, probabilmente sono su Candy Camera. Ma non dico niente e faccio che l'impiegata faccia il suo lavoro, che vada avanti. A un certo punto mi trova un volo da Roma e mi dice: guardi, qua c'è un volo diretto, però parte da Roma. E io dico: va bene, non c'è problema. Al che mi dice: ma scusi, ma lei andrebbe fino a Roma a prendere un aereo? E io, con gli occhi sempre più sgranati, dico: sì, perché? Cosa c'è di male se io vado a Roma a prendere un aereo? È lontano. Sì, va bene, lontano, ma non importa, se devo andare in vacanza vado fino a Roma. E io lì stavo per dirle: guardi, se lei sapesse fin dove sono arrivata io, cioè sono arrivata in macchina fino al nord della Francia, voglio dire, non è che mi faccio spaventare per arrivare fino a Roma. Comunque tutto questo ovviamente non gliel'ho detto e le dico: ok, questo è l'unico volo diretto che ha trovato. Mi dice: sì, guardi, questo è l'unico diretto, poi altrimenti ne vedo un altro che parte da Milano. Dico: ah vabbè, magari anche se c'è uno scalo, se fosse uno scalo breve, ma magari sì, mi faccia pure il preventivo.
Ah, ok, lo scalo sì, è abbastanza breve, deve stare un giorno a Londra. Dico, beh, breve non mi sembra, se devo stare un giorno a Londra, forse non è così breve. Ma insomma, cosa pretende di stare lì solo 2 ore? Si sa che gli scali sono così lunghi. E io dico, boh, non ho mai fatto uno scalo, effettivamente ho sempre preso voli diretti, quindi me ne sto zitta perché magari sono io che non lo so, poi gli scali effettivamente sono lunghi e non dico niente. A un certo punto, quando l'impiegata digita tutte le sue cose, mi dice: però guardi, quello che parte da Milano c'è il volo di andata, però il volo di ritorno non c'è, quindi non può tornare indietro. E dico: vabbè, magari c'è in un'altra data. No, no, questa è l'unica data possibile. Dico: ah, ok, quindi non ci sono voli che da Cipro arrivano in Italia in nessuna data da settembre a andare avanti, non so, a ottobre? No. Ok, va bene, io non lo so perché non ero dietro il computer, quindi non posso sapere effettivamente. Poi le dico: va bene, allora guardi, quello che ha trovato per Roma me lo potrebbe stampare, così almeno mi rimane il preventivo e ci penso un attimo. No, 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 non possiamo stampare niente. Al che io sono sicura di essere su Candy Camera perché non è possibile. Però nessuno è uscito fuori dal retrobottega per dirmi sei su Candy Camera, quindi io stavo realizzando che tutto questo era vero, stava succedendo, cioè non è possibile. Al che le dico: vabbè, guardi, allora se mi dà un foglio, magari me lo scrivo io a mano. Va bene, le do un foglio, sempre molto. Poi a un certo punto si siede e mi dice: ma perché vuole andare a Cipro? E io ho pensato, ma perché questa persona non fa il suo lavoro e non mi dà la risposta che io le chiedo senza fare tutti questi, insomma, tutte queste scene qua? Al che io rispondo molto banalmente, le dico perché mi attira, cioè molto semplicemente. Al che non contenta. Nonostante lei avesse visto che c'era il volo che da Roma andava a Paphos, mi dice: comunque a Paphos non c'è l'aeroporto. Al che io dico: no, aspetta, qui sono vittima di uno scherzo perché non è possibile. Io la guardo e le dico: ma hai appena guardato e mi hai appena detto che c'è il volo, quindi vuol dire che c'è l'aeroporto. Non dico niente, ragazzi, non aggiungo altro. Stavo aspettando soltanto che lei mi dicesse che Cipro non esiste. E quindi io avrei capito che volevo andare sull'isola che non c'è. Non vi dico altro, non vi dico altro. Sono uscita da quell'agenzia veramente, veramente perplessa, incredula. Ed era talmente assurda e talmente comica questa situazione che ho rischiato di mettermi a ridere da sola per la strada. Cioè, veramente, ho rischiato di scoppiare a ridere per la strada perché era talmente assurda che io veramente l'ho presa in ridere perché era troppo una cosa allucinante. Non dico altro perché credo che questa storia si commenti da sola, quindi la concludo qua. Vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio e un abbraccio enorme. E arrivederci alla prossima!